E siamo giunti all'atto conclusivo di questa due giorni qui a San Giuseppe con la gara della categoria allievi, già schierati, pronti per la partenza ormai i 93 atleti che prenderanno il via per quest'ultima gara qui al 52esima edizione del circuito di San Giuseppe, Memorial, 12esimo Memorial, Silla Ugo. Abbiamo visto la vittoria di Laerte Scappini nella categoria esordiente del secondo anno, un testa a testa con gli atleti della Donoratico, con Mori che sul direzione finale, proprio nella finale, è proprio stato così un testa a testa che ha poi dato la vittoria a Laerte Scappini, che ha zittito tutti. Ricordiamo che questo è solo uno degli appuntamenti della Monte Carlo Ciclismo, perché esattamente il prossimo mese, il 26 di maggio, ci sarà la classica gara, la seconda gara, il secondo Memorial Mori Rossano a Pieve Fosciana. Tra poco ci sarà anche la presentazione di questa manifestazione, e sarà tra l'altro campionato provinciale, quindi ancora un altro riconoscimento per la formazione del presidente di Galante, che abbiamo salutato da prima, che ci sarà guardando da casa, quindi lo salutiamo carosamente. Andiamo quindi con Simone Lamanda, pronto a dare il via a questa gara conclusiva con Mauro Renzoni, il vicepresidente vicario del Comitato Regionale Toscano. Pronti via, partiti per questa ultima gara i 93 atleti. Eccoli qui che sono partiti con subito le maglie della formazione. Ricordiamo anche ad esempio le formazioni in questa gara: la Monte Carlo Ciclismo, il Team Bike Ballero, la Bestia di Calenzano, l'Una Bici per Tutti, l'Italia Ciclismo, l'Appenninico 1907, la Ciclistica Mobilieri di Ponzacco, l'Iperfinish, la Gius Fredi, la Butese, l'Olimpia Valdarnese, il Pedale Certaldese, il Pedale Toscano Ponticino, la San Cascianese Ciclismo, il Team Valdignevoli, la Coltano Grube Costruzioni, la Donoratico, l'Empolese e il Velo Club Città di Marostica. Questi sono le formazioni per un totale di 93 atleti che hanno preso il via. Pensate che siamo già a oltre 300 corridori che hanno preso il via in questi due giorni. 173 giorni, oggi veramente siamo a 206 corridori che hanno preso il via quest'oggi nella gara di questa grandissima occasione, ovvero il circuito di San Giuseppe, giunto alla 52esima edizione, organizzato da una società, come detto, storica, perché 65 anni mai senza mai smettere è qualcosa di cui bisogna anche andarne orgogliosi come toscani, di avere una società così longeva. Prime battute di gara con diciamo una piccola sollecitazione, in realtà siamo in discesa, come possiamo vedere è il primo tratto, quello che porta poi dall'altra parte del percorso, nel tratto un po' più collinare. Bisognerà stare attenti, abbiamo visto che si è conclusa in volata. L'anno scorso fu Kevin Bertoncelli a trionfare della Madignanese, Kevin Bertoncelli che quest'anno è alla ciclistica trevigliese nei juniores e che ha appena uscito fuori dal Giro d'Abruzzo conquistando la maglia dei Traguardi Volanti, quindi veramente gli facciamo un grandissimo applauso anche per quello che sta raccogliendo nella categoria juniores. È il primo anno, farà sicuramente esperienza, ma l'anno scorso ci fece vedere qui in Toscana dei numeri bellissimi che ancora ce li ricordiamo, come l'anno scorso partendo subito all'attacco. Vediamo, siamo al terzo giro di gara dei 12, non l'abbiamo detto, 12 gare, 12 giri, siamo al terzo giro di gara con le maglie della Iperfinish davanti, quelle della Empolese, arrivano anche quelle dell'Olimpia Valdarnese, insomma una cosa, e vediamo che davanti al gruppo c'è il recente vincitore della gara in Campania, Caserta per la precisione, Edoardo Agnini, che ha trionfato in terra campana, proprio il bis primo e secondo, Agnini primo, Lucci secondo, tra l'altro tutte e due del primo anno. La formazione del gruppo sportivo Iperfinish che quest'anno può contare su molti elementi, i due che abbiamo nominato provenienti dal Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli, che quest'anno ovviamente sono approdati al gruppo sportivo Iperfinish, davanti anche le maglie proprio della San Cascianese Ciclismo, formazione che è sempre lì davanti, riesce sempre a tirare al meglio, a tirare fuori il meglio dai propri atleti, da tutti, anche da ovviamente quelli magari meno dotati, ma comunque sia, possiamo dire, una formazione veramente che ha delle tradizioni. Andiamo ancora a primo piano per Agnini con Fogli, dall'altra parte della San Cascianese si tratta di Kolanski, Alexander Kolanski, anche lui l'anno scorso
possiamo dire una buona annata. Tra l'altro si è messo molto molto in mostra il corridore della San Cascianese Ciclismo, arrivano anche le maglie del gruppo sportivo Butese, si accelera un po' l'andatura, ma niente di che fin qui. Abbiamo detto è una edizione incredibile, noi andiamo anche con i ringraziamenti che abbiamo fatto ovviamente durante tutta la gara, ringraziamenti ovviamente alla Gara Checchi e Silvana, alla Dino Bianchi, alla Guerciotti, all'Alessandro Barsotti, alla Salumi Benvenuti, all'Autocarrozzeria Forassiepi, alla BAM, al Solettificio 2C, alla System Data, alla Mazzoni Tubi, alla Calzature Designed by Angelo e Ugo, alla Badia Santa Gonda. Questi alcuni ringraziamenti della cosa, alla Toscogas, altro ringraziamento ovviamente, alla Piccola Enoteca, alla Fratelli Giovacchini, alla Lavasecco Ecologia Elena, alla Happy Service. Questi alcuni, come detto, ringraziamenti. Siamo qui, stiamo facendo il tratto in salita che porterà poi sull'erta finale verso il traguardo, verso il passaggio più che altro, perché appena iniziata da poco la corsa, sono i primi giri, le prime tornate. È sempre Edoardo Agnini a fare l'andatura sulla testa del gruppo, il corridore lucchese della formazione della Hyperfinish, con al fianco ormai Tommaso Fogli della formazione dell'Empolese e Alexander Kolaschi. Nomi importanti hanno calcato, prima ci siamo un po' dimenticati, non ci siamo dimenticati in realtà di quello che è l'albo d'oro di questa corsa. Intanto il passaggio sotto il traguardo, eccolo qui, stanno proprio transitando in questo momento i corridori. Dicevamo non ci siamo dimenticati dell'albo d'oro, vittoria esempio per Martin Marcellusi nel 2013 per quello che riguarda gli esordienti, per quello che riguarda gli allievi la vittoria di Federico Monti e di Filippo Mori, della Monte, tutti e due erano della Monte Carlo Ciclismo in quell'anno, la vittoria di Giosuè Crescioli, che tra l'altro possiamo dire che per lui è stato un grande, la vittoria nel 2016 di un certo Tiberi, arrivato recentemente sul podio del Tour of the Alps, il vecchio giro del Trentino professionisti, lui che è della Bahrain Victorious e che a quel tempo era nell'Olimpia Valdarnese, il corridore diciamo laziale, tosco-laziale, che si è aggiudicato la corsa nel 2016 davanti a Persico, Davide Persico, altro corridore interessante, a Enrico Baglioni, che salutiamo calorosamente. Vediamo, c'è uno scatto intanto in testa al gruppo, maglia del team Valdignevole, dovrebbe essere il senese Philippe Pospil, vediamo, è proprio lui il corridore di Monteriggioni, Philippe Pospil, il corridore vincitore a Pontassieve qualche settimana fa, il corridore proprio, lo stiamo vedendo, primo piano, trionfato in volata nel circuito della zona industriale di Pontassieve, nel Gran Premio Misericordia a Pontassieve, davanti ovviamente grande lavoro anche dei compagni di squadra. È approdato quest'anno anche lui dal Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli, al team Valdignevole, alla corte di Galeotti e di Bartolini, che stanno ovviamente hanno già trionfato. Comunque sia un ragazzo che si impegna molto, sta cercando di venire fuori, probabilmente sente, è stato mandato. Comunque si era già mosso anche Luciano Gaggioli nelle prime battute di corsa, come possiamo vedere, gruppo che però non lascia andare assolutamente, e sono sempre le maglie del gruppo sportivo Hyperfinish che si muovono ancora a chiudere il corridore della formazione del team Valdignevole, e dietro anche le maglie della formazione della Empolese. È sempre Fogli, sempre Fogli con Agnini, sempre Agnini e Fogli. Rimane davanti a fare l'andatura adesso Filippo Pospil, vediamo se continuerà l'azione. Niente da fare, ovviamente vede che da dietro sono rientrati tutti, hanno deciso di fermarsi, e vediamo invece, ci prova ora in questo momento un atleta della formazione dell'Olimpia Valdarnese, si tratta di Tommaso Banini, occhio perché adesso scatti contro scatti, ci prova Banini in questo momento, vediamo, adesso è Pietro Menici che prende, mette in fila Andiana nel gruppo, occhio al corridore pratese, uno dei favoriti quest'oggi, ed sembra essere la sagoma di Sascha Salomone, è proprio il corridore dell'Olimpia Valdarnese, Sascha Salomone, che esce fuori dal gruppo, adesso veramente anche perché c'è la strada in leggero favore, e adesso di nuovo Pietro Menici che prova di nuovo a fare ritmo, vediamo se riesce a venire via. Lui che questa gara l'ha già vinta nel 2022 da esordiente secondo anno, indossava la casacca del gruppo sportivo Borgo Nuovo, abbiamo visto scuotere il capo, si è girato, probabilmente ha visto che non c'è stato che dietro non lo hanno lasciato andare. Tommaso Fogli era subito a ruota di Salomone per chiudere
sul tentativo del corridore della Fosco Bessi, quindi niente da fare, si rimescolano le carte, gruppo di nuovo compatto, quando siamo di nuovo al giro di boa, come si gira, perché si svolta e si ritorna verso il traguardo, verso l'altra parte, la seconda parte. Però possiamo dire grande sicuramente corsa è stata fatta in quel Pietro Menici, approdata alla Fosco Bessi anche lui come il fratello dalla corte del team Valdignevole. L'anno scorso vittoria alla Capannina in provincia di Pisa, riuscì a vincere nel trofeo riducibili, riuscì a trionfare, tra l'altro fu una vittoria di squadra, perché primo, secondo e terzo, poi quinto, fu una giornata da ricordare per la formazione presieduta da Franco Sarti. Intanto siamo di nuovo con un attacco da parte della maglia dell'Appenninico 1907, la formazione di Borgo San Lorenzo, e si tratta di Arcangeli, Cristian Arcangeli, che sta provando ad uscire dal plotone. Adesso in questo momento è un momento di corsa in cui si vede scatti e controscatti, scatti e controscatti. Ci hanno provato in diversi prima, però è ancora. Sembra che la formazione del gruppo sportivo per Finish voglia tenere il gruppo chiuso, perché anche prima erano stati loro ad andare a riprendere Pospil, questa volta vanno a riprendere Arcangeli, prima comunque c'era stato. Tra l'altro, prima parlando di Menici, è un corridore che nel 2022 correva da solo, e da solo riuscì a vincere questa corsa, perché veramente riuscì sotto una pioggia incredibile a trionfare. Si portano nelle prime posizioni anche gli altri corridori, vediamo, arrivano le maglie della Butese in questo momento, si tratta di Lacerda che è lì davanti. Portano anche le maglie dell'occhio a un corridore del Veloclub Città di Marostica, ci viene da dire, no? Il corridore ex campione, ex tricolore 2023, Endrizzi, campione italiano esordienti del secondo anno, tra l'altro vincitore del Gran Premio Città di Monsummano Terme, organizzato dal Veloclub Monsummanese 1992, riuscì ad andare via praticamente in cima sulla salita di Vico ed arrivare da solo al traguardo, riuscendo a far vedere. Probabilmente i nostri corridori, quando si dice i nostri sono troppi attendisti, quando si arriva a correre fuori regione gli altri non attendono, partono e vanno all'arrivo. Questo è quello che ci ha probabilmente fatto vedere quella corsa, ma anche a Capannori l'anno scorso, quando ad esempio ci fu la vittoria di Long e di Brustia, che se ne andarono in salita, non si voltarono più e riuscirono ad arrivare a braccia alzate tutte e due. Lì penso che sia stato il momento, oppure negli allievi, dove Mattia Proietti Gagliardoni trionfò anche lì attaccando da lontano, anche lì il grande attacco. Lui e Rosato, i due atleti che quest'anno stanno facendo tanto bene, tra l'altro Mattia Proietti Gagliardoni è arrivato secondo la classifica del miglior giovane, alle spalle di Vassal, del francese della Decathlon, Age Desert, la Mondiale Under 19. Intanto c'è uno scatto della formazione del Veloclub Città di Marostica, stanno provando ad uscire e ho la sensazione che si tratti del corridore ex tricolore, ed è proprio così, Andrea Endrizzi, è proprio lui il corridore che è uscito, 6 giri alla conclusione, abbiamo visto il cartello con l'ex tricolore che sta provando a forzare l'andatura, alle sue spalle si è portato del gruppo sportivo Iperfinish Lorenzo Luci, il primo anno in categoria anche per lui, Lorenzo Luci, tra l'altro campione regionale di categoria nel 2023, e dietro occhio perché arriva Luciano Gaggioli, occhio anche per lui, vittoria l'anno scorso, tra l'altro abbiamo parlato di Pieve Fosciana, ha vinto lui, parlavamo ad esempio prima di Gagliardone e di Rosato. Rosato tra l'altro sta facendo un buon inizio di stagione con il team Fratelli Giorgi, continua e non si volta Luciano Gaggioli, non si volta, continua nella propria azione, occhio perché si può formare un terzetto interessante con Gaggioli, Endrizzi e Luci, vediamo, perché sono 3 corridori da tenere sott'occhio. Non si è voltato, ha deciso di tirare a dritto il corridore figlio d'arte Luciano Gaggioli, suo papà Roberto conosciamo, grande professionista, tra l'altro tante record di vittorie possiamo dire per uno dei professionisti. Vediamo, non sembra che Luci abbia tanto intenzione di collaborare in questa azione, perché sta spingendo molto il suo modo di andare, lo vediamo quando spinge, lo vediamo molto bene il Gaggioli, ma vediamo che Luci non ha mai cercato di dare il cambio al corridore della team Valdignevole, mentre Endrizzi è stato colui che ha portato via questo terzetto. E occhio perché il vantaggio però dietro Menici, Pietro Menici che sta tirando per andare a chiudere sul tentativo dei 3 uomini che sono al comando, selezione che viene da dietro, come si dice in gergo, le varie sollecitazioni,
controlla la situazione sempre. E qui siamo con una fuga in atto, quando mancano esattamente 5 giri alla conclusione. E vediamo, sono, eccoli qui, li vediamo: Alexander Kolanski della San Cascianese Ciclismo, Emanuele Tarabori della Monte Carlo Ciclismo. Poi abbiamo Niccolò Cianti del gruppo sportivo Iperfinish. Vediamo, sta passando adesso Tommaso Fogli dell'Unione Ciclistica Empolese. Questi sono alcuni corridori, quelli che ho nominato fino ad ora, tra l'altro. Sono tutti primi anni. Sta passando ora Federico Bresolin della formazione del Velo Club Città di Marostica. Passa ora Tommaso Banini. Vediamo chi arriva. Arriva ora il corridore del pedale toscano, si tratta di Niccolò Lapini, e poi c'è un altro corridore della formazione Sasha Salomone e anche Tomei della formazione del team Valdinievole. Tra questi qui abbiamo Fogli, Kolanski, Cianti, Banini, Tarabori, tutti del primo anno. Pensate, su 9 corridori, 5 corridori sono del primo anno. È incredibile quello veramente che stanno facendo. Vantaggio in questo momento di 50 secondi per il gruppo. Siamo a 50 a San Giuseppe. Cartello che indica San Giuseppe con la fuga chiusa adesso da Tomei del team Valdinievole. Adesso possiamo dire che loro possono andare all'arrivo se tutto va bene, perché dietro tutti hanno un corridore. L'Olimpia ne ha 2, quindi tutte le formazioni sono rappresentate. Manca forse, mi viene da dire, la Bessi, la Giusfredi, la Butese, però vedremo un po'. Siamo sull'erta finale, quello scatto dei 100 metri che poi porta sul rettilineo di arrivo con la fuga. E vediamo il cartello che indica 4 giri alla conclusione. Vediamo che Tarabori chiede la collaborazione da parte di tutti. 51 secondi il loro vantaggio in questo momento con Tomei, con Lapini. È un bel gruppo, tra l'altro molti del primo anno, quindi bisognerà tenerli sott'occhio. Lasciamo andare, stiamo aspettando. Eccolo qui, dietro si è mosso, riconosciamo la sagoma di nuovo di Gaggioli, che sta provando ad uscire con Bonciani, un'altra atleta della Iperfinish. Dovrebbe essere Luci, il corridore della Iperfinish, che si stava portando all'inseguimento insieme a Gaggioli e insieme a Bonciani. Bonciani, campione regionale esordienti del primo anno, quando scorse praticamente nel Grossetano il campionato regionale, quando era il primo anno, in categoria 2022, scusate. Intanto stiamo vedendo veramente ancora la fuga, li abbiamo ripresi quando mancano ormai 3 giri alla conclusione, con Tomei a chiudere sempre questo drappello. Ultimamente il corridore del team Valdinievole si mantiene in ultima posizione del gruppetto davanti, però possiamo dire grande, grande corsa. Personalmente penso che possano dormire sonni tranquilli, visto che dietro, come detto, no, però comunque visto che non c'era tanta armonia, qualcuno provava a scattare. Altri ancora ringraziamenti, ricordiamo i ringraziamenti per la System Data, la pizzeria Rusticanella, la Domenichini Nissan, che ha fornito le macchine, come detto, per la carovana della corsa, la Grara Checchi, la Dino Bianchi, la Guerciotti, la Torcorzeria Suora Siepi, la M13 Cantina, la Bama, la Nardi e Cil, sull'edificio 2C, la Badia Santa Gonda, la Mazzoni Tubi, Alessandro Barsotti. Qui intanto vediamo le immagini della fuga. Altri ringraziamenti per la In Cucina, l'antica cantina Mazzini, le Dolcezze, la Maion Chinello e Figli, la Press Tubi, la Olimpia, la Quattro Mura Edicola Tabacchi a Capannoli. Intanto chiede il vantaggio Bresolin, il corridore del Velo Club Città di Marostica, chiede il vantaggio. Beh, possiamo dire, Federico, avete un vantaggio di, se potessi sentire diremo, avete un vantaggio di 50 secondi per ora, vi mantenete stabili su quel vantaggio, però non bisogna mai perdere, dico, perché dietro, come detto, hanno rappresentato tutte le squadre. Ma guardate dietro chi è che tira. Dietro è la formazione della Bessi di Calenzano, che sta lavorando, probabilmente nessuno hanno in fuga neanche un corridore, e stiamo vedendo veramente, sono quelli della Bessi che stanno cercando di fare l'andatura. Si tratta di Nieri, Niccolò Nieri, che sta facendo l'andatura. Tra l'altro l'anno scorso trionfò a San Casciano, Val di Pesa, alla gara del 2 giugno, nelle categorie esordienti del secondo anno. Testa del gruppo.
ora sta lavorando probabilmente per cercare di riprendere o per portare magari, che ne so, Menici, probabilmente per portare anche Menici a ridosso della fuga, uno scatto e potrebbe rientrare dentro, ma a quel punto penso si muoverebbe anche Gaggioli e anche altri corridori come Bonciani, come Endrizzi, perché insomma Menici è uno da tenere sott'occhio e i corridori comunque in fuga hanno già consumato parecchie energie, lui sarebbe un po' più riposato nel caso in cui succedesse questo. Siamo sulla salita finale, 300 metri. 300 metri vicini ormai al passaggio. Tomei è diversi chilometri che si sta tenendo dietro. Lo abbiamo notato. Sta saltando parecchi cambi. Si sta, forse, chissà, magari o non ne ha di più o sta cercando di risparmiare energie per un'eventuale volata. Occhio perché ha messo già le mani basse. Occhio. Occhio veramente perché potrebbe anche tentare il colpaccio. Siamo a 100 metri dal passaggio. Abbiamo visto l'incitazione da parte dei direttori sportivi a Lapini, il corridore del pedale toscano. E siamo, come detto, due giri alla conclusione. Siamo veramente ormai negli ultimi 8 km e 400 di gara con Kolanski che si volta. Vantaggio che è sceso, vantaggio che è sceso leggermente, 27 secondi il vantaggio, 27 secondi il vantaggio da parte della fuga. Occhio perché dietro la Bessi sta menando a quanto pare, perché 27 secondi sono un buon ripreso. Eccolo qui, lo vediamo infatti, e adesso è Pietro Menici in prima persona, si è spostato Nieri ed è proprio Menici seguito da Bonciani, che ovviamente è lì per rompere i cambi, non ha intenzione di collaborare il corridore della formazione dell'Olimpia Val d'Arnesi, diretto da Brogi, non ha intenzione sicuramente di collaborare. Corridore diretto da David Brogi, però eccolo qui, vediamo proprio il primo piano. Sta cercando collaborazione, no? Mi sembra di vedere molte volte le gare di quando lui era esordiente nella cosa, cercava collaborazione e non ne trovava, e c'è in questo momento il controllo. Guardate, arrivano davanti anche le maglie della formazione dell'Hyperfinish a controllare Tommaso Roggi, che vede, e adesso è il corridore del team Valdignievole, Luciano Gaggioli, che va a dare manforte al corridore della Bessi di Calenzano. Probabilmente, nonostante ci sia un uomo in fuga, il team Valdignievole non si sente sicuro. Chissà, magari Tomei sta a ruota, come abbiamo detto, per il fatto che magari non ne ha più da dare. Intanto stiamo vedendo i fuggitivi, quindi siamo vicini all'ultimo passaggio, quando il suono della campana sancirà l'inizio dell'ultimo giro con i quattro, con i nove uomini al comando. Tommaso Fogli, eccolo lì sulla sinistra dello schermo, passa lui a condurre, asserita alla sua ruota Bresolin, poi Kolanski, poi Banini e Salomone, i due uomini dell'Olimpia Valdarnese, Tomei del team Valdignievole, il corridore della Monte Carlo è Tarabori e Cianti della Hyperfinish con Lippi. Con Lapini, scusate, con Lapini della formazione del pedale Toscano Ponticino. Questi sono i fuggitivi che abbiamo rinominato perché saranno loro probabilmente, perché vi diamo una notizia: il vantaggio è tornato a salire vertiginosamente. Assolutamente, supera il minuto primo in questo momento, supera il minuto primo il vantaggio dei nove uomini al comando. Saranno loro, probabilmente anche Menici ha dovuto abdicare e dire non c'è niente da fare. Siamo ai 500 metri dal passaggio, dal suono della campana, da quello che sancirà gli ultimi 4 km di questa 51esima edizione del circuito di San Giuseppe. In ricordo di tante persone, iniziare da Silla Ugo, a cui è intitolato il 12esimo Memorial. Abbiamo ringraziato ovviamente tutti gli sponsor di questa manifestazione, questa gara organizzata dalla Monte Carlo Ciclismo. Abbiamo salutato il presidente Ferdinando Di Galante, che veramente lo risalutiamo calorosamente, che ci starà guardando dalla televisione. Siamo ormai vicinissimi, vediamo chi prova. Prova Cianti in questo momento, prova Cianti a forzare l'andatura, a mettere in difficoltà. Ci viene da pensare, guardando anche il fisico, non per dire nulla, che potrebbe essere un po' in difficoltà Kolanski. Chissà, magari Kolanski potrebbe avere quel problema sullo strappo finale, perché poi tecnicamente come forza ne ha di più. Perché sicuramente Kolanski l'anno scorso, nella volata ad esempio che vinse a Pasqualando, la vinse di potenza. Perché la vinse di potenza, non c'è niente da fare. Intanto siamo al passaggio, infatti abbiamo visto un po' di difficoltà, però adesso mi sembra un po' in difficoltà Bresolin, mentre secondo me Tomei, intanto il suono della campana c'è stato, Tomei potrebbe aver fatto la faggianata, no? Cioè, ovvero stare a ruota e poi aspettare che arrivi la volata finale. Chissà, forse ci voleva provare, vedere se riusciva nel finale. Passa ora il gruppo, distacco tirato da Pietro Menici, un primo e 20 secondi.
Mi dispiace veramente, ma purtroppo, beh, purtroppo, ahimè, saranno loro a giocarsi i 9. Mi dispiace per il gruppo, ovviamente, che ha fatto grande sforzo. Vediamo, aspettiamo solo quella che sarà la volata finale. Vedremo come usciranno da quell'erta finale. Questi, ovviamente, tantissimo pubblico. Questa è la cosa. Presenti anche Fabio Sabatini e Alessandro Petacchi, soprattutto, che era in ricognizione per le tappe del Giro d'Italia. Era presente, l'abbiamo visto all'arrivo, Alessandro Petacchi, il velocista spezzino. E siamo ormai veramente in finale. Guardate che pubblico. Alexander Kolaschi è davanti. Kolaschi di potenza, il corridore senese della San Cascianese. Riesce a piegarli tutti, lo avevamo detto. Davanti a Sascha Salomone dell'Olimpia Valdarnese, terzo Tommaso Fogli dell'Empolese, quarto Nicolò Cianti dell'Eper, finisce quinto Tomei del team Valdinievole, sesto Tarabori della Monte Carlo Ciclismo, settimo Bresolin della formazione della città di Marostica, poi Lapini, ottavo del pedale toscano. Arriva ora Banini dell'Olimpia Valdarnese, probabilmente era stanco. Banini ha lavorato per Salomone nel finale, lo avevamo detto. Intanto è volata, volata, esce fuori fortissimo Luciano Gaggioli. Luciano Gaggioli che prende questa volata, peccato, probabilmente ce l'avrebbe fatta trionfare, però il gioco di squadra ha avuto maggior successo. Dicevamo anche prima che Kolaschi poteva avere dei problemi nel caso in cui il mio favorito era Tommaso Fogli, perché era una corsa che si addiceva alle sue caratteristiche, però abbiamo visto che li ha piegati tutti di potenza e li ha levati di ruote proprio di potenza. Quando è arrivato sull'ultimo, sull'erta finale, gli ha dato quella botta di rapporto pieno. Queste sono le immagini, questa è la fine di questi 2 giorni al circuito di San Giuseppe e noi vi lasciamo alle interviste finali con i protagonisti di questi 2 giorni. Siamo con il vincitore Alexander Kolaschi della formazione San Cascianese Ciclismo. Insomma, sei stato uno dei promotori di questa azione dei 9 atleti, poi alla fine probabilmente sei riuscito di potenza a vincere questa gara. Sì, a metà gara uno dell'Iperfinish, Cianti, è partito. Il mio compagno di squadra mi ha detto di andargli dietro. Sono andato dietro, poi sono rientrati un paio di atleti. Subito siamo stati prestati d'accordo, abbiamo sempre fatto doppia fila. Poi all'ultimo giro, quando avevamo capito che ormai si arrivava, che avevamo 1 minuto di vantaggio, ci siamo un po' studiati. A 400 metri all'arrivo è partito Tarabori, subito dietro ai Fogli, mi sono messo a ruota e qua a 200 metri sono sbucato io. Primo anno possiamo dire in categoria buono, insomma un inizio buono, una dedica speciale per questa prima vittoria. Allora, dedico a tutta la squadra, in particolare a Metto Capodarca, che è un mio compagno che mi aiuta in tutti gli allenamenti, in tutte le gare, al mio direttore sportivo e a tutta la mia famiglia. Sascha Salomone, seconda posizione per te, insomma, avete attaccato veramente in blocco, tu e il tuo compagno dentro, poi nel finale eri un po' più dietro rispetto a Fogli e a Kolaschi, però sei riuscito nel finale con una buona reattività a portarti a casa il piazzamento. Sì, diciamo, non ho preso la volata nelle primissime posizioni, sono riuscito comunque a recuperare, a prendermi questa seconda posizione e mi è mancato qualcosina nel finale per riuscire a vincere, ma va bene. Tommaso Fogli, terza posizione, insomma un podio, un inizio di stagione abbastanza sempre in crescendo per un esordio in categoria promettente. Era un arrivo che probabilmente ti piaceva dopo l'arrivo dell'anno scorso di Pieve a Fosciana, però Kolaschi probabilmente di potenza è riuscito a batterti. Sì, esatto, oggi sapevo che era una corsa adatta alle mie caratteristiche e ho cercato di entrare nella fuga giusta, infatti ci sono riuscito e sullo strappo dell'arrivo ho provato a anticiparla, forse l'ho presa un pochino lunga, però sono molto contento per questo terzo posto e cercheremo di dare il meglio anche nelle prossime gare. Mauro Renzoni, vicepresidente vicario del Comitato Regionale Toscano. Insomma, siamo arrivati a 50 anni, no, di questo circuito di San Giuseppe, da una società storica che è nata a 65 anni. Si può dire che veramente Monte Carlo è un orgoglio perché porta avanti tanta tradizione. Certo, un orgoglio per noi anche del Comitato perché ci teniamo a avere queste società che non, perlomeno non smettano perché vogliono tirare avanti ancora e ancora di più. Penso, io spero che anche in questa società c'entri gente un po' più giovane e nuova in modo da ancora da dare quell'impulso da poter crescere ancora. Questo Monte Carlo sta facendo ieri con tutti i giovanissimi, oggi con 3 gare e poi c'ha altre gare in corso e verranno fatte fra poco, ci sarà la presentazione tra poco della gara su di Pieve a Fosciana e poi non è finita qui perché insomma se c'è da fare la pista c'hanno ragazzi per la pista, se c'hanno insomma sono una società ben messa che io gli auguro più. Che facciano una vincita perlomeno
ora nelle prime gare, poi prendono più per avere un modo per poter tirare avanti. Siamo con il vicepresidente della Società del Monte Carlo Ciclismo, Giuliano Domenichini. Insomma, non è sempre facile tirar fuori certi numeri, però la Monte Carlo 65 anni li porta bene e con questo circuito di San Giuseppe siamo arrivati a 50 anni. Stremati, ma comunque con grande organizzazione. Sì, è vero. È una gara che è diventata veramente storica questa qui. È stata anche una giornata che il tempo ci ha aiutato. È andato tutto bene, però una cosa che voglio ricordare, voglio salutare per primo di tutti il nostro presidente di Galante Ferdinando, che purtroppo non è potuto essere presente per ragioni che non sta bene. Si spera che torni presto con noi, e anche questo diciamo è un valore aggiunto per noi, e soprattutto diciamo che ci manca e gli vogliamo tutti bene. Ovviamente un grande aiuto anche da parte dei tanti sostenitori che ci sono e che da tanti anni portano avanti anche grazie a loro questo circuito. Passando all'argomento della gara, certamente devo ringraziare personalmente a nome di tutta la società tutti i nostri sostenitori, che sono diventati anche degli amici nel tempo, che ci sostengono da tantissimi anni, ed è quello che ci dà anche la forza e la volontà di andare avanti, perché noi crediamo sempre in quello che facciamo ed è giusto anche, non dico ricompensare, ma dare grande valore a chi ci sostiene in queste iniziative che noi diciamo è un po' la nostra passione.